dare un calcio su una testa ha senso come avrebbe senso dare un pugno sul piede a una persona. Vediamo il calcio circolare gamba dietro. È sicuramente la tecnica più istintiva. Se noi guardiamo la biomeccanica, questo movimento qui, anche se è un movimento che sviluppa nella linea sagittale, cioè che va verso avanti, noi capiamo che è un movimento circolare, o almeno noi lo classifichiamo come circolare. Idem se l'angolo tra le due cosce è un po' più ampio, cioè anche fosse questo o anche questo, cioè il movimento è lo stesso. Qual è l'errore più comune nel calcio circolare? L'errore più comune è usare solo la gamba, ma ci arriviamo per gradi. Tutto l'arto inferiore, noi in genere, noi gente comune, lo chiamiamo gamba. In biomeccanica, in anatomia, gamba è da ginocchio a caviglia. Ok? Questa sezione qui è la coscia. Per capire bene il calcio circolare dobbiamo usare il tecnico, la terminologia più corretta, ok? Cioè coscia e gamba. Quindi quando dirò gamba intendo tibia e perone. Allora l'errore più comune è usare soprattutto la gamba, l'estensione della gamba sulla coscia. Questo perché è un movimento veramente comune, è proprio il movimento che facciamo quando camminiamo e soprattutto quello che facciamo quando corriamo. È chiaro che io più cambio l'angolo, ok? E più il mio calcio ha una traiettoria circolare che però andrebbe a colpire a diverse quote un bersaglio. È comunque un calcio circolare se lo do basso, è comunque un calcio circolare se lo do medio o un calcio circolare se lo do all'altezza della pancia. Per noi, per la difesa personale, quando mi conviene o ha senso colpire sulla testa con un calcio? Le volte in cui la persona che mette in pericolo qualcuno, me o qualcun altro, è a terra, molto raramente. Però può capitare che c'è qualcuno a terra che veramente mette in pericolo qualcuno, non posso immaginare in che circostanza uno a terra possa farlo, ma se capita, allora ok colpirlo in testa con un calcio, ma di certo non quando è in piedi, perché dare un calcio, cioè una piedata su una testa, ha senso come avrebbe senso dare un pugno sul piede a una persona. Quali sono le parti più congeniali e più sensate da usare come target se, come avviene al 99% dei casi, l'aggressore è in piedi? Con un calcio circolare, il ginocchio e la pancia. Poi potremmo dire la pancia, il fegato, la milza, la bocca dello stomaco, le costole fluttuanti, le costole false. Non abbiamo la capacità tecnica, vedendoci 2 volte a settimana, i più allenati di voi vengono 3 volte, quando diamo un calcio circolare, di pensare che se vengo aggredito riesco anche a colpire perfettamente al fegato o alla milza. Semplifichiamo. Circa sul ginocchio e circa la pancia. Un errore comune dei corsi di difesa personale è rendere le cose troppo complicate. Un po' perché le persone vivono nella teoria, e un po' perché il maestro di difesa personale è più affascinante se ti crea un programma lungo tanti anni e ti vuole insegnare tante cose. Però facendo così ti insegna tante cose che non servono quando a uno o gli dai un calcio sul ginocchio, un calcio ai genitali, un calcio in pancia. Sono finiti i calci. Il calcio circolare, noi dobbiamo pensare che sempre stiamo usando una tecnica per colpire un altro stando dentro l'articolo 52. Ok? Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Se vado a colpire qualcuno e non sono in rispetto di questo articolo, non sono nella difesa personale. Quello che insegnano che è al di fuori di questo non è difesa personale, sta insegnando altre cose, come io insegno tra un'ora il sandà. Quindi mettiamoci un attimo in una circostanza che è quella di essersi difesi, quindi veramente qualcuno mi ha aggredito, non ci penso nemmeno io a aggredire qualcuno, però sono borderline, cioè sono stato aggredito, ma sono ai limiti di essere al di fuori dell'articolo 52
e magari mi viene dato un eccesso di difesa legittima. Siamo davanti a un giudice. Immaginiamola che noi abbiamo tirato un calcio circolare su un ginocchio. Un'altra circostanza, immaginiamo che abbiamo tirato un calcio circolare sulla pancia. Un'altra circostanza, immaginiamo che abbiamo tirato un calcio circolare in testa. È più facile convincere il giudice che vi sia scappato un calcio in testa o su un ginocchio? Su un ginocchio, a parità di danno, Ok, non sto dicendo che in testa lo uccidi, sul ginocchio no, perché sul ginocchio tu puoi lasciare zoppo anche una persona. A questo punto vi chiedo, cosa mi mette più paura nella mia difesa? Se devo passare un guaio, dare un calcio sul ginocchio o un calcio in pancia? Mi mette più paura un calcio in pancia. Se il mio piede sta lì giù, se devo tirare un calcio circolare, lo tiro lì, che è più comodo per il piede. Adesso che facciamo? Per comodità, perché è un po' più facile, mettiamo indietro la gamba, quindi non lavoriamo da qui per tirare, ma la mettiamo più indietro. Non staremo mai così nella difesa personale, è perché è un po' più facile, ecco perché ci mettiamo così per adesso. Se voi vedete, adesso è indietro quella gamba e avete anche il bacino non più frontale, ma lo avete che coadiuva il fatto che la gamba sia dietro. Ora che faccio? Se per adesso l'attenzione l'ho messa subito su coscia e gamba, adesso l'attenzione devo metterla prima sulle fondamenta. E come le gambe sono le fondamenta dei pugni, ok? Perché per tirare buoni colpi di braccia ci vogliono buone gambe. Fa ridere chi dice non faccio box perché lavori solo di braccia. No, è più gambe che braccia la box. Alla stessa maniera, per tirare buoni calci devi fare un buon movimento della parte superiore del corpo. Quindi io, se non voglio avere limiti con l'esecuzione di questo calcio, di qualsiasi calcio gamba indietro, allora devo avere la struttura predisposta. Per predisporla, prima che questa gamba sviluppi il calcio, devo aver portato avanti la spalla che era dietro. Allora stendo il braccio proprio in avanti, finché mi trascino la spalla, finché mi trascino il tronco, finché inizio a coinvolgere il bacino, ecco, ora che la spalla è totalmente avanti, il tronco è quasi totalmente ruotato, il bacino è quasi totalmente ruotato, inizio a coinvolgere la coscia, tirando un colpo che è pensato per passare. Vai, al lavoro. E ogni tanto metto un colpo circolare. Ottimo. Bene. Bene. Brava. Bravo. Bravi ragazzi, non ne state sbagliando uno. Bravo Nick, così, orizzontale con quella gamba, Donatella. Così. Brava. Brava che metti il tronco, così mettiamo il tronco. Bravo, bene. Bravo Ettore, quella è l'altezza giusta, noi calci stellari, bravo. Ruota bene l'anca Ettore, ruota, non più forte di così e ruota di più però Ettore, ruota di più. Vuoi imparare a difenderti da aggressioni e prepotenze? Sono Danilo Capuzzi, il presidente della famosa Otsuka Club. Ho lavorato nella sicurezza per ben 11 anni e sono famoso perché per strada mi sono difeso decine di volte. Vuoi imparare a farlo anche tu? Fai una prova gratis con me, unisciti ai miei studenti, clicca il link che trovi nei commenti.